Dopo due sconfitte consecutive, la CR Messina prova a invertire la rotta e si reca al Partenio di Avellino per affrontare la matricola San Tommaso. Cazzarò abbandona la difesa a 3 e punta sul 4-3-1-2, seppur con due terzini bloccati come Forte e Strumbo, out Cristiani per infortunio. Davanti agiscono Siclari e Coralli. Al 13esimo la prima chance di marca ospite. Crucitti trocca per Siclari, destro a giro che Casolari respinge in corner con un volo plastico. Ritmi comunque lenti e gara condizionata subito dal gran caldo, tanto che bisogna attendere la mezz'ora per ritrovare però la difesa del Messina in affanno. Da un recupero di Colarusso la palla arriva a Tedesco che si beve Strumbo, cross in mezzo che Bruno salva in qualche modo, poi l'azione del San Tommaso sfuma. Due minuti dopo cross dalla tre quarti di Forte, Casolari e Massaro si ostacolano, palla nella zona di Crucitti che tenta la sforbiciata ma senza fortuna, spreca tutto il Messina. Nel finale del tempo calcio d'angolo diretto in porta di Tedesco, Avella non si fa sorprendere e alza in corner. Si riparte senza sostituzioni, al 54esimo Coralli appoggia per Crucitti che prova a partire ma si allunga la sfera su cui piomba Colarusso che forse nel tentativo di rinviare indovina una traiettoria pazzesca che sorprende Avella e si insacca in rete. C'è anche della sfortuna in questo inizio da incubo del Messina che reagisce immediatamente, scambio Crucitti buono, cross basso del capitano per Siclari anticipato dal solito Colarusso, sul seguente tiro dalla bandierina Casolari salva come può, nel frattempo Alleruzzo affossa Ungaro ma la palla arriva a Coralli che calcia a botta sicura sulla linea, però salva con il braccio largo Gambuzza, l'arbitro lascia correre fino all'ultimo tiro di Ottovale ribattuto da Colarusso che pone fine a questa interminabile azione. Il Messina di fatto però finisce qui, altro corner a rientrare al 72esimo di Tedesco, Avella risponde ancora presente, poi esterno alle stelle di Colarusso. La gara si chiude poi all'82esimo, lancio per Tedesco che si beve Barbera, appoggio facile per Varricchio e rete del raddoppio. Avella è in ritardo, ma nel finale evita che il passivo diventi imbarazzante, fermando prima l'uno contro uno di Boubacar e poi la punizione dalla distanza di Acampora. Finisce così un 2-0 che acuisce l'inizio dell'incubo del Messina e getta ancora di più nello sconforto la tifoseria. Cazzarò fino a controordine resta in sella alla panchina biancoscudata, ma oggi sul banco degli imputati salgono tutti i dirigenti, su tutti il direttore sportivo Antonio Bedio.